Elena Cerutti firma un romanzo di formazione Lo Sconosciuto con Golem Edizioni, eccolo qua, ed è un romanzo di cui io farei parlare l'autrice che è qui di fianco a me, perché tocca una tematica molto particolare e delicata. Sì, parla praticamente di una vicenda di un amore malato che inizia come l'amore dei sogni, insomma quello che tutte le ragazze desidererebbero, e però poi si trasforma in un arco temporale piuttosto lungo invece del contrario dell'amore, in una vicenda che vede molti aspetti di violenza, violenza psicologica, violenza fisica e anche stalking, quindi sì, quindi sì, in una sorta insomma di avvicendarsi di vicende sempre più difficili da affrontare, nelle quali la protagonista si trova poi a crescere acquisendo nel corso appunto degli anni, perché questo romanzo dura per l'appunto 15 anni, la consapevolezza che potrà cambiare solo se stessa ma non il proprio partner. Allora, provo a immaginare che tu hai scritto questo romanzo per condividere un'esperienza legata a una difficoltà che molte donne hanno, io la chiamo difficoltà ma è una cosa molto peggiore, forse per dare anche un messaggio di speranza in qualche modo. Certo, sicuramente il romanzo nasce da alcune vicende autobiografiche, ma vuole essere poi un romanzo che riguardi la storia di tutte le donne che vivono questa sorta di dipendenza affettiva, perché poi sono storie che si assomigliano sempre tutte. Ma indubbiamente, nonostante tutti i travagli che la protagonista appunto vive nel corso di questi anni, il messaggio vuole essere poi appunto il messaggio finale vuole essere positivo, cioè da queste vicende si può uscire cambiate, si può uscire rafforzate e soprattutto si possono spezzare questi legami malati. Allora, con questo messaggio di speranza noi incrementiamo la speranza cercando di dare una nota dolce e simpatica, anche se la tematica è molto seria, con il cioccolato peirano. Sembro Carosello io, no? Grazie. Cioccolato peirano, cioccolato torinese. Grazie mille. Di grande qualità, e con un Moleskin di ACI Torino per prendere appunti per il tuo prossimo romanzo, che magari sarà un romanzo, non lo so, un po' diverso. Sicuramente. Va bene, ti ringraziamo. Grazie. Molto. Grazie mille. Samuele Marabotto per Prima 10 Pagine, grazie. Grazie.